intasato, ve lo giuro, il profilo intasato. E quindi a grande richiesta io devo dire qualcosa su una trasmissione alla quale io ho partecipato per anni, dove ero opinionista fissa, che adesso è diventata quarto grado. Eh sì, c'è gente nascosta nel bagagliaio della macchina, macchine parcheggiate a 20 km di distanza, familiari che coprono, che sono complici. E vi dirò di più, qualcuno potrebbe pure dire: ma questo è perché non si frega i suoi. Ma ci potrebbe stare, per carità di Dio. Però la verità è che quel programma lì, per quel programma lì ci lavorano delle persone a cui io tengo parecchio. Raffaella Mennoia è una delle persone a cui io tengo di più. Mi ha dato tutto, quella donna. Anche mia figlia arriva perché lei sceglie Salva come tentatore a vero amore. Al di là dei rapporti, insomma, che io possa avere con tutta la redazione, anche con Claudio, io dico che comunque il pubblico da casa non merita, non meritava di essere preso in giro in questo mondo. La cosa più grave di tutta questa situazione, a parte che io in tanti anni che sono stata là, ragazzi, io sono stata tanto tempo, l'ho vista di tutti i colori, ma questa roba qui è assurda. E ciò che la rende così assurda è la complicità del fidanzato che stava lì a casa cornuto e mazziato a vedere a quella che si baciava. Cioè, robe dell'altro mondo. E i genitori. E che nessuno, dico, nessuno mi venisse a dire dopo queste storie che c'era un problema economico, che magari avevano bisogno di soldi, perché vai a lavorare, vai a lavare le scale, fai qualsiasi altra cosa, ma non vai a prendere per il culo milioni di italiani, una conduttrice, una redazione, una trasmissione televisiva per la quale la gente lavora e si fa un culo così dalla mattina alla sera. Non vai a fare una roba così. Questa cosa è scandalosa, ma proprio a livelli storici, direi. Una cosa impensabile, che uno nasconde il fidanzato nel baule della macchina. Oh, ma, cioè, ma veramente fate? Questo perché? Perché così lavorava su Instagram, faceva i soldi facili. E in più la settimana scorsa ho visto pure delle storie dove diceva alla gente: fate schifo, ma non lo vedete quanto fate schifo? Loro? Non tu? Maschera per i capelli? No. Maschera per coprire il volto, perché penso che, insomma, si faccia veramente fatica in questo momento ad uscire di casa. Si deve veramente vergognare, ma tanto, tanto, tanto. Qui non è questione di seminare odio, perché io non, cioè, secondo me non è manco giusto che uno va là e la crocifigge. Però cazzo, cioè, fallo un post dove chiedi scusa. Cioè, ma fai un post come cazzo si deve dove chiedi scusa a Maria, alla redazione, no, una storia dove dice scusate, chiedo scusa a tutti, ma la mia famiglia non c'entra niente. Comunque, ragazzi, alla pazzia non c'è mai fine. Io penso che, no, non lo so, cioè, che cosa si insegna a sti figli? Boh, nessuno è giudicabile, ma fino a un certo punto, direi, fino a un certo punto. Amici miei, ma voglio...